c'ho spazio per saltare. Buongiorno amici e amiche. Sono troppo contento perché stiamo per andare ad esplorare un posto incredibile. Speriamo di riuscirci, spero solo questo. Ho appena fatto benzina. Abbiamo già visto alcune foto di questo posto ed è assurdo. Spero di cuore di riuscire a visitarlo perché sennò mi roderebbe troppo. Si tratta di un'azienda con annessa villa. L'azienda, se non ho capito male, produceva porte, una cosa mai vista prima. Ma la cosa più incredibile è che il proprietario, teoricamente, di questo posto era anche una persona molto creativa, quasi un artista. Infatti ci dovrebbero essere degli spazi con all'interno delle sue creazioni. Non voglio spoilerarvi nulla di più, godetevi questa esplorazione, andiamo a prendere immediatamente il braccio più tamarro della Lombardia. Anche perché oggi è un anno esatto che Dadda è venuto a lavorare con me, è il nostro anniversario. Fateci gli auguri qui sotto nei commenti. Li aspettiamo, mi raccomando. Intanto, auguri a noi, perché è un anno che facciamo video assieme. Anzi, non che facciamo video, proprio che sei venuto a lavorare con me. Quindi ovviamente la gente da casa si deve fare gli auguri, se non ci incazziamo. Intanto tutto questo video. Altra cosa, per celebrare questa occasione speciale, penso di aver trovato un posto veramente bello. Ok. Non te lo voglio spoilerare più di tanto, ti volevo solo dire che questa villa è chiamata dagli esploratori Villa della Volpe perché c'era una volpe imbalsamata, ma qualche bastardo se l'è fottuta. Maledetti. Però non importa, dovrebbe essere comunque incredibile il posto. Era un'azienda di porte con annessa la villa dove abitavano loro. Ok. Un posto abbastanza isolato in collina. Andiamo a vedere com'è. 4 mesi fa era incredibile, speriamo non sia stata troppo vandalizzata o derubata. Oh, un'esplorazione per l'anniversario del matrimonio a noi. E ragazzi, buona visione a voi, ci vediamo lì. 14 minuti e siamo arrivati. Siamo arrivati, come potete vedere dallo sfondo siamo dispersi nel nulla, ma nonostante ciò c'è una macchina della polizia che sta andando avanti e indietro. Vigili, non si sa per quale motivo. Vabbè, aspettiamo 2 minuti e poi ci incamminiamo verso la villa che abbiamo già visto da lontano. Bella lontana tra l'altro, dobbiamo fare un po' di strada a piedi. Ci stiamo avvicinando a piedi, ma veramente non c'è nessuno. Come vivono questi qua? Spensieratezza. Mi semplifica. Di semplicità, di emozioni, di veramente natura, sembra lì. Il desktop, cioè senti che pace, senti che pace, sembra lo sfondo di Windows, incredibile. Dobbiamo seguire questo sentiero e teoricamente là sopra in alto dovrebbe esserci la location. Lo che sei, Daniele? Dove trovi un amico che ti porta a scampagnare così? Sempre in campi, mi pare. Guarda che giornata incredibile poi che c'è. Dovevamo stare al mare a prendere il sole con le nostre creme abbronzanti. Stiamo ancora salendo, ragazzi, qui abbiamo trovato una sorta di sentiero, quindi dovrebbe essere la strada giusta. Ci siamo, dopo un po' di fatica siamo arrivati. Questa dovrebbe essere la villa e questa gialla la fabbrica. Ah no, è questa la villa o è quella? Oh, penso che sarà tutto abbandonato. Cazzo, è chiuso però qua. Una volta giunti effettivamente sul posto non ci aspettava nient'altro che una bruttissima sorpresa. Arrivati lì infatti ci siamo subito resi conto che qualsiasi ambiente era stato sigillato attraverso dei lucchetti. Ma guardando all'interno grazie a delle finestre presenti ci siamo resi conto che quasi tutte le cose erano state praticamente smantellate. Addirittura pensate che il piano terra della villa era stata completamente murata. Perciò nemmeno i proprietari originari di questo posto hanno attualmente la possibilità di entrare fisicamente all'interno della villa. Mi rode tantissimo dirvi queste cose e vi chiedo anche scusa per non essere riusciti a portarvi questo posto, anche perché parere mio personalissimo era una location meravigliosa, probabilmente una delle più belle ed affascinanti di tutto il panorama urbex italiano. L'unica cosa che posso fare è lasciarvi qui delle foto, delle immagini di altri esploratori che hanno avuto la fortuna di visitare questo posto. Ovviamente quel giorno, dopo 1 ora e mezza di auto, dopo 20 minuti a piedi, non ci siamo dati per vinti e abbiamo comunque esplorato un'altra location. E andiamo a visitare, Daniele, una delle location più conosciute nel mondo dell'urbex italiano che non abbiamo mai fatto, ed è chiamata la Villa degli Amanti Maledetti. Dopo ti racconto meglio la storia. Questo perché è giusto così, se erano amanti che siano maledetti. Perché? No, amanti nel senso che... Non devo aver l'amante. Esatto, avete capito bene, Villa degli Amanti Maledetti. Sicuramente vi sarà già capitato di sentire questo nome. Prima di farvi vedere questo posto devo assolutamente farvi questa premessa. Questa location nel corso degli anni è stata soggetta a un sacco di leggende, a un sacco di dicerie. Ovviamente se qualcuno di voi sa esattamente come sono andate le cose, anche perché io non sto facendo altro
altro che riportarvi quello che ho letto online, mi raccomando scrivetelo qui sotto nei commenti. La leggenda è la seguente: nel 1912 all'interno di questo posto sarebbe avvenuta una tragedia, anzi una triplice tragedia, perché il ricco imprenditore nonché proprietario di questa villa, dopo una battuta di caccia, sarebbe ritornato a casa, si sarebbe recato nella torretta appunto di questa villa che dopo vedrete, che non era nient'altro che la loro umilissima camera da letto, e avrebbe trovato sua moglie, la sua neosposa, si erano sposati tra l'altro da pochissimo tempo, a letto con il proprio stagliere. Quindi di fronte a lui si è sostanzialmente concretizzato un tradimento. In quel preciso istante, mosso dalla furia creata dal torto subito, avrebbe impugnato immediatamente il fucile che aveva appena utilizzato nella sua battuta di caccia e poi ha ucciso sia lo stagliere e sia sua moglie. Immediatamente pentito da questo gesto, si è tolto la vita, quindi si è anche suicidato. Ed è proprio per questo motivo che durante tutti questi anni molte persone abbiano raccontato di aver vissuto dei fatti paranormali dovuti alla presenza di queste anime all'interno di questa casa. Lo sapete che su queste cose sono molto dubbioso, ma soprattutto io personalmente sono una persona molto più razionale. Infatti mi sono documentato e la storia non è andata proprio così. Vi chiedo scusa se vi sto rovinando questo incredibile racconto. Addirittura la casa nel 1912, anno in cui si racconta fosse avvenuto effettivamente questo disastro, non esisteva nemmeno. Infatti una persona del posto avrebbe ricevuto una cartolina dal vero proprietario della villa, datata 1931, a testimonianza che quella casa fosse stata proprio costruita esattamente in quell'anno. E addirittura è stata trovata persino una foto relativa a quegli anni, attorno al 1930, che raffigurava il proprietario di casa sull'uscio di questa villa. Quindi la leggenda che vi ho raccontato poco fa, diciamo che è un po' fine a se stessa. Ma al di là di questo discorso, noi siamo qui per visitare un luogo abbandonato e quindi buona visione. Siamo ragazzi, ecco la villa. Bella da fuori, eh? Tanta roba, adesso capiamo dove parcheggiare e lì a fianco ci dovrebbe essere anche una parte di azienda, vediamo. Abbiamo parcheggiato davanti a questo cancello perché teoricamente stanno bonificando delle coperture in amianto, però inizio lavori a inizio gennaio, vedete, hanno buttato giù un bel po' di azienda, magari questa parte ancora no, dall'altra parte forse riusciamo a vederla. Comunque Dada, avevi ragione tu, questa storia o comunque questa leggenda, perché non si sa se la leggenda sia vera. Anche non metterti in mezzo alla strada. Riguardava degli amanti, cioè nel senso il proprietario della casa ha trovato sua moglie a letto con lo stagliere. Con? Lo stagliere. Quello che cura. Vai, tipo l'idraulico dei giorni moderni. E quindi c'è stata una sorta di omicidio-suicidio. Ah. Eh sì, questa era teoricamente parte del giardino della villa. Ma quindi a fianco avevano sta azienda. Forse faceva parte della villa. Sì. Ragazzi, se sapete qualcosa in più riguardo proprio a questo luogo che in questo momento sta praticamente cadendo a pezzi, guardate lì com'è distrutto. Guarda com'è distrutto qua questo portone enorme. Qua hanno tirato giù tutto. Sì. Sì, sarà pieno di amianto qua. Guarda che roba, sembra un'apocalisse. Sì, veramente. Cazzo. Veramente. Qua si può passare. Distrutto. Si entra qua? Sì. Vediamo. Peccato perché avevano detto di visitare anche l'azienda, ma... E non c'è più. Non è rimasto niente. Questa villa qua è attaccata alla strada. Sì. Ed è completamente aperta, cioè uno passando in macchina la vede molto facilmente. Ah, è vero, sembra chiusa, cazzo. C'è un lucchetto? Mi sembra di sì, ma... Non ci credo, anche qua. Vediamo. Chiuso? Che è successo? Ma è aperto? O hanno messo qualcosa? Eh sì. Ma stai zitto. Almeno questa l'abbiamo trovata aperta. Quindi qua comunque da sai che hanno perso la vita alcune persone. Quindi massimo rispetto. Guarda che entrata. Ma quegli scalini anche riesce a passare. Madonna! Sono venuto giù. Sono crollate! E riusciamo a salire? Boh. Qua è venuto giù tutto, ragazzi. Però guardate l'entrata che maestosa. Senti? Sì, piccioni. Piccioni? Vabbè, adesso no, cerchiamo di vederla. Là è completamente buio. Ci perseguitano. Chi c'è? No, penso sia un disegno sul muro, sembra una persona. Sì, un disegno. Allora, maggior parte, anzi, forse sarà vuota, però ve la facciamo vedere comunque. Guarda qua che camino. Ah, va anche giù. Bastardi piccioni. Guarda qua che camino. Sì. Questo era probabilmente il salotto della casa. Peccato che abbiano tolto tutto, ma è stata costruita a inizio Novecento, quindi c'ha 100 anni sto posto, Beh, fuori è venuto anche bene. Ma poi cosa c'è? Quello che resta di un bagno, probabilmente. Sì. Andiamo da questa parte. Un altro bagno. Lui era enorme, Sì. Sono rimasti intatti i vetri, stranamente.
Non li hanno devastati. Qua un altro, guardate che cazzo di ragnatele ci sono. Mamma mia. Qua un altro bagno. Daniele, Ada. Sono qua. Ah. Ci sono tante di quelle merde di piccioni qua. Soffitti immensi. Bello qua. Sì, questo era il salone, mi sa. Questo è gigante. Guarda lì quella, cos'è quella? Cos'è sta roba? Cos'è sta cartina? Dipinta addirittura. Là sopra cosa c'è scritto? Per... Corri fortissimo. No, fortissima linea. Cerri fortissimo. Scritto qualcosa là, ragazzi, ma non riusciamo a decifrarlo. E non si vede neanche dal video. Madonna, qua ci sono tante di quelle cacche. Madonna. Questa è tutta merda. Però anche, strana sta roba. Cioè addirittura, addirittura rappresentarla in salotto, scusami. Sì. Vuol dire che era qualcosa di importante. Se sapete... Belle queste colonne anche. Sì, le colonne sono fighissime. Se sapete, ragazzi, a cosa fa riferimento sta cartina. Sembrano dei tipo dei campi. Boh. Beh, questa zona è incredibile. Guarda che vista così, col giardino dietro. Sembra un piccolo teatrino anche. Bello. E qua c'è la parte dietro del giardino. Stupendo qua. Qui stanno, io non passo qui, vedo che scende cacca da... Sono tutto sui cornicioni. Guarda lì, guarda come si muovono. Anche che scendono le cacche. Cioè, ci tirano le cacche addosso? Ho visto che stavano facendo la cacca. Ma guarda che montagne che ci sono. Guarda che montagne di merda. Ah sì. Sono tutti nascosti là sopra. Pieno sopra. È pieno. Guarda quanti. Sono tutti su. Bastardi. Bellissima sta parte comunque. Tutti qua tra l'altro. Ci sono strati e strati. Vediamo di qua. Comunque l'entrata è incredibile. Che maestosità. Ah, qui è tutto collegato. Era collegato? Era la stanza, quella di prima, sì. Dei piccioni. Qua anche vuoto, c'era una carta da parati. Ma l'hanno tolta. Cazzo, sta casa, cioè secondo me era incredibile, Dadda, eh. Sì, qui ci fidiamo. Abbiamo già finito il piano terra? Sì. Vai piano, Dadda, che sento che si muove troppo. Tutto, sì, troppo. Ma è tutto storto anche. Andiamo? Sì. C'era gente che andava su? Sì. Però le scale erano a posto. Qua non devi saltare, eh. Guarda che luce che entra in casa. Guarda, zio besti. Stai a lato comunque. Non si sa mai. Come faccio nei commenti di stare là. Cazzo! È questo qui, guarda che si spacca, guarda. Appoggialo a quello più in là. Non ce la fa. Oppure a lato, vedi che c'è lì. E anche questo è rotto. Oh, Dadda, piano, piano, Dadda. E dove mi appoggio? Non riesco a arrivare fin là. Metti una trave così. Una? Non riesci a mettere una trave così? Quale? Questa sta ancora in terra. Dove facciamo salire? Secondo me non è caduto nemmeno da troppo. No. Vero? O qualche demente l'ha tirato per terra. Può essere. Anche questa, volevo attaccarmi qua, ma è più... Forse è meglio lì, a destra, Dadda. Dove? Se devi mettere un piede su quello lì. Questo? No, lì, qua, dove hai punto. Qua? Sì. Se devi far leva, intendo. Ma non c'ho spazio per saltare. Zio, Madonna, beh. Dadda, si è piegato di brutto. Oh. E se sono proprio io quello che deve cadere? Madonna. Ma anche questa è tutta merda? Sì. Questa? Sì. Madonna, sentite che rumore che fa qua. Tutto legno. Qua c'è un bagno enorme. Com'è? È gigante sto bagno. Sì. Madonna, ma guarda che vecchio, Dadda. Si vede che è vecchia sta casa. Cioè, però era gigantesco. No, è enorme veramente. Qua erano tipo dei ripostigli. Due ce n'erano così. Un boiler vecchissimo. Che schifo. Una stanza vuota. Camino in ogni stanza. Sì. Anche qua. Peccato che gli ambienti sono vuoti. Qui c'era un terrazzino che è mezzo spaccato. Proprio un balconcino. Ah, vai fino in fondo. Fighissimo. Balcone gira tutto intorno. Sì, però non mi sporgo manco se... Non si capisce nemmeno quali fossero le stanze. Sì, sono tutte stanze qua. Cioè, da letto intendo. Tutte camere, secondo me, queste. Queste sono tutte stanze da letto? Sì. Ma sono tantissime. Sì. Oh, Dadda, mi hai fatto cagare addosso. Cos'è? Non lo so cos'è caduto là. Cos'è sta roba? Che cos'è? Forse sembra un letto o qualcosa, un degli armadi. Chissà dove cazzo era messa sta roba, sembra una costruzione tipo. Sì. È l'arca di... Sì, di Noè. È l'arca di Noè. E qua c'è l'altro terrazzo che dava proprio, vedete? Ah, collegato tra l'altro, che dava proprio sul giardino. Bello. Un sacco di stanze qua. Sì. Tantissime. Era la villa della Madonna. Guarda, che... un altro bagno grande. Dove? Lì. Ah. Ah sì, questo è un altro bagno. Guarda qua, qua forse c'era lo specchio, cos'è sto? Sì? Sì. Sono due specchi qui. La vasca. La vasca.
e qua i sanitari. Cazzo ragazzi, peccato che non si riesca a capire nemmeno cosa servissero gli spazi, perché se no sarebbe stato un posto davvero incredibile. Secondo te in quale stanza... Siamo arrivati da qua. In quale stanza è avvenuto l'omicidio lì? Boh, questa è gigante, sarà stata la camera... Ah sì? No? Sì, questa è una camera... Bastarda, è uscita una rondine. Ah, qui è collegato, vedi, erano collegate. Quel bagno lì con questa stanza. Ah, due bagni attaccati? Eh? Avevano due bagni attaccati? No. Sì. Qui ci sono i sanitari, lì c'è la vasca. Ah, e qua pisciavano e si facevano il bidet e basta. Esatto. Grandi. C'è una stanza solo per quelli. Questa è la vista laterale e quella era l'azienda adiacente, cioè quella sorta di ciminiera lì. Qua da dove siamo arrivati? Sì, lì è. Saliamo, ci sono delle scale che vanno su. Ah, vuoi prendiamo queste? Eh sì, sembrano più... È vero, ma sotto non le abbiamo viste però. Sì, sì. Queste? Sì, che hai detto va sia giù che su, eravamo al primo piano. Ah, bravo, sì. Altra stanza vuota. Madonna, qua siamo alti. Qua è sottotetto, eh? Sottotetto e basta. Sottotetto lì e qui magari erano i piani della servitù. Eh sì, sicuro. Sono molto piccoli. Manca anche il piano sotto, vediamo cosa ci sono nelle cantine. Tutto molto piccolo qua. Madonna, il sottotetto qua è gigante. Guardate che ambiente enorme. C'era un bagno. Qui mi sa che ci sale sulla torre, eh? Come sulla torre? Sì. Serio? Sai che c'è la torretta? Ah, è vero, c'è la torretta. Ci sono delle scale qua. Queste erano proprio stanze della servitù. Sì. Ma ci fidiamo, Dada? Io sento traballare tutto. Boh, ma è tutto in cemento. Adesso saliamo su. Eh sì, qui siamo nella torre. Sale? Qua siamo. Bellissimo sì. Qui. Che luce incredibile. Sai cosa facevano qua? Qua si fumavano le canne, te lo dico io. Stupendo qua. E avevano questa vista sui campi, quella è la strada che vi dicevo prima. Pensa a te, avevano la torretta così in casa. Fai vedere dall'alto tutta la cosa distrutta, fabbrica. Ah sì, cazzo. Guardate da sopra come demolita, proprio devastata. Sì, forse... l'hanno buttata giù tutta. Sì, forse come hai detto tu c'era troppo amianto, robe, l'hanno dovuta buttare sì. Giù. Sì, però i lavori sono appena iniziati, cioè sono iniziati a gennaio, sì. Chissà da quanto tempo è rimasta lì. Torniamo giù, andiamo a vedere i sotterranei. Sì. Vediamo cosa c'è nei sotterranei. A questo punto scendiamo direttamente da queste scale. Ragazzi, noi sapevamo che fosse vuota, ma comunque secondo noi è una location che merita. Uno, perché questa leggenda la conoscono un sacco di persone. E due, perché... Perché di sì, Daniele? Perché di sì? Madonna, Dadda, guarda! Sì. Ma che fondo! Sì, sì. Fondissimo da qua. Magari si sono suicidati da qui. Quindi qua siamo al piano terra e stiamo andando giù. Questo è già sotterraneo. Ok. Aspettami, Danielson. Sì. Stiamo andando al piano sottoterra, lì che dovevano essere forse le cantine. Enormi, come sempre. Qua tenevano il vino, sicuro. Sì. Questa è proprio una cantina. Ma è enorme, comunque. Sì, sì, è gigante. È grande come il piano sopra. Sì, guarda quante stanze. Lì hanno anche murato là. Cazzo. Lì e là. Magari sono collegati. Magari sono collegati, sì. Qua tenevano i salami e vedete, sono rimaste anche delle, sì. Delle bottiglie di vino. Sì, era collegato comunque. Sì, vedi qua. Sì. Perché era murato? Boh. Che senso ha? Occhio qua al buco. Anche qua è rimasta roba. Sembra, sì, qua. Sembrano robe tipo armadi, porte, sì. Non so che cazzo l'altra sia. L'altra stanza vuota là. Questo giornale qua, quando è? Non c'è la data. Guarda le immagini come sono, Dada. Sì. 2 milioni di morti. Per nulla. Cioè, questi sembrano essere i resti di un armadio. Questa è una stanza segreta, guarda qua. Cos'è sta stanza? Anche qui, vedete, è rimasto poco e niente. Finito? Sì, qua c'è una sinistra, un'altra stanza vuota. Guarda qua le impronte delle mani di qualcuno. Sì. Qualcuno è venuto qua, ha toccato lì. Questa era tipo, sembra una stufa enorme. Ah sì, guarda. Sì. Per alimentare la casa, sì, probabilmente. 27/11/2022, aiuto. Comunque siamo appena usciti, guardate da fuori quanto è bella. Cioè guardate anche tutti i particolari della torre. O anche qui sotto, guardate, è fighissimo da fuori, deve essere stata veramente una dimora incredibile. Il video termina qui, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutta la leggenda che caratterizza questo posto. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo prestissimo come sempre con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.